Benvenuti a una nuova edizione del nostro giornale. L'azienda idrica Comuni Agrigentini replica alle recenti denunce di comitati che intravedono il fallimento dell'attuale gestione pubblica del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Duole leggere notizie non rispondenti al vero, dice il direttore generale Fiorella Scalia. I numeri sui dati contabili dell'azienda non sono veritieri e gli atti contabili sono ancora in fase di redazione nei tempi previsti dalla legge, quindi non sono accertati in via definitiva neanche dentro l'azienda. AICA parla di un clima di sfiducia che non fa bene all'azienda e ai consumatori. Il comune di Sciacca ha predisposto una bozza su date e modalità di svolgimento del Carnevale 2022 che però non è stata ancora approvata. È un'ipotesi di lavoro che prevede una festa all'interno della villa comunale con ingresso del pubblico contingentato e con spettacoli che dovrebbero vedere protagonisti manufatti di cartapesta con movimenti. La manifestazione si dovrebbe svolgere nel mese di aprile, spalmata sostanzialmente nei fine settimana con serata conclusiva prevista per domenica 1 maggio. Misterioso rinvenimento sul litorale di San Marco. Questa mattina tra gli scogli sono stati trovati un gommone con bidoni e giubbotti salvagente. Probabilmente si tratta di un natante usato dai migranti sbarcati. Nessuno si è accorto di possibili sbarchi clandestini. La stessa persona che ha trovato i resti del gommone ha avvisato la Guardia Costiera di Sciacca per gli accertamenti. In un bidone c'era ancora del gasolio, dal gommone invece manca il motore. L'omicidio di Palma di Montechiaro. Il killer ha esploso 15 colpi in totale, 3 o 4 contro i suoi genitori. Tutti gli altri quasi a raffica li ha sparati invece contro la vittima Lillo Saito di 65 anni, socio della Gelati Gattopardo. Il fascicolo d'inchiesta sull'omicidio e il duplice tentato omicidio resta al momento alla procura di Agrigento. Le dichiarazioni dell'omicida devono essere verificate. Avrebbe dovuto stare a casa senza allontanarsi perché stava scontando la pena di oltre un anno di reclusione per furto aggravato. Durante uno dei consueti controlli a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione carceraria, i poliziotti del commissariato di Licata non hanno però trovato nell'abitazione il settantenne. L'anziano è stato rintracciato poco dopo e arrestato per evasione della detenzione domiciliare. Scuola di educazione civica ed ambientale, questa mattina al Borgo Stazzone, grazie al progetto Adottiamo lo Stazzone, portato avanti dall'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca nell'ambito dell'iniziativa Adotta una spiaggia, promossa da Mare Vivo Onlus. Gli studenti si sono principalmente dedicati alla raccolta di piccoli pezzi di plastica. In totale sono stati 100 kg di rifiuti, in gran parte plastica. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. L'appuntamento con le notizie è rinnovato alle prossime edizioni. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp